Parlare di giovani in una città, in una provincia come la nostra, con la percentuale più alta di ultra 65 anni del Lazio, forse anche d'Italia, non è cosa facile, eppure i giovani sono il motore trainante a cui guardare per raggiungere il futuro e non lasciarcelo scappare. Ai giovani è stata scippata la speranza, spesso vengono marginalizzati, ghettizzati, derisi, non vengono resi partecipi della vita sociale e delle scelte che viceversa poi ricadono proprio su di loro, perché loro sono il futuro. In parte siamo noi adulti la causa di tutto ciò, non sappiamo riconoscere i giovani, non li chiamiamo, non li invitiamo a partecipare. Così loro si allontanano da noi rifugiandosi nella rete, dove, attenzione, si trasformano in veri e propri nativi digitali e aperti, aggiornati, curiosi, perché i giovani hanno bisogno del riconoscimento sociale per ritornare a sentirsi fieri e orgogliosi della propria vocazione. Soltanto così il futuro può iniziare. Allora ragazzi, vi presento una persona, andiamo? Questo è il futuro della nostra città, lo sai? Sì, 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 lo so bene. Senti, tu gli volevi fare una domanda al sindaco, vero? Lei è un giovane sindaco, per caso ha una moglie e dei figli? Sì, sì, sposato, ho due bambine, una di 7 anni e una di 4 anni e mezzo, la più grande a settembre farà la seconda elementare e Alice farà l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, quindi l'anno prossimo anche lei entrerà nel mondo della scuola. E come fa a gestire il lavoro da sindaco anche avendo una famiglia? È molto complicato, infatti bisognerebbe dirlo a mia moglie, che è sempre molto arrabbiata, perché purtroppo l'impegno è un impegno che assorbe tutta la giornata, 24 ore al giorno, e non è facile coniugare la famiglia e l'impegno dentro l'amministrazione, ma è così, perché bisogna dare tutto quando si è in un posto di responsabilità e quindi anche la famiglia deve fare i sacrifici. Un'altra domanda la devi fare tu? Sì. Ma com'è possibile favorire l'aggregazione dei ragazzi nella città? Ma questo è un tema al quale noi prestiamo molta attenzione, perché davvero è una di quelle cose che mettono in risalto le caratteristiche di una città, e la qualità della vita di una comunità, di una città, si vede anche da questo, dall'opportunità che hanno i ragazzi per stare insieme, per vivere insieme la città, per incontrarsi, per non rimanere soli. E io credo che in questa città negli ultimi anni si sia fatto molto, perché sono tante le occasioni per i ragazzi per stare insieme, per vivere la città all'aperto, ci sono tante occasioni non solamente durante l'estate per partecipare a manifestazioni culturali e artistiche, e poi noi negli ultimi anni abbiamo costruito un legame molto forte con la scuola. La scuola è la pietra angolare di ogni società, è l'istituzione cardine, e noi abbiamo instaurato un rapporto di grande collaborazione e di cooperazione con tutte le scuole della nostra città, e credo che questo sia un elemento molto qualificante. Quindi Rieti, città amica dei bambini e delle bambine, ma anche Rieti, città nella quale la scuola è un elemento fondante. Io ritengo che davvero sia un aspetto fondamentale di qualsiasi politica amministrativa. Oltre a questo, l'impegno per esempio sullo sport: noi siamo qui in un parco dove ci sono anche degli impianti sportivi, un altro pezzo importante della vita associata di Rieti è rappresentato dallo sport. L'obiettivo è quello di permettere a tutti i ragazzi, a tutti i giovani, di fare sport e quindi di stare qualche ora in meno davanti a un computer o alla televisione, o magari a giocare con uno smartphone, e stare qualche ora in più insieme ai propri coetanei in un campo sportivo, in un parco oppure in una piazza della città. Un'altra domanda? Tu. Sì, qual è l'atteggiamento del comune nei confronti di chi danneggia i beni pubblici? Questa è una domanda che mi piace moltissimo, perché purtroppo c'è ancora molta inciviltà, sì, c'è ancora molta inciviltà che costa
anche dal punto di vista economico molto alla comunità, perché noi ogni anno spendiamo centinaia di migliaia di euro per ripristinare beni pubblici e patrimonio pubblico che viene vandalizzato dai ragazzi o comunque dalle persone incivili. Su questo c'è bisogno di fare un lavoro culturale molto approfondito che parta dalle famiglie, dal mondo della scuola, c'è bisogno di maggiore civiltà, ma soprattutto c'è bisogno di una consapevolezza che purtroppo nel nostro paese è un po' deficitaria, ossia la consapevolezza che i beni pubblici sono beni di tutti, non sono beni di nessuno. Troppo spesso anche a Rieti i beni pubblici vengono considerati di nessuno e invece in realtà le cose dell'amministrazione comunale, certo, ad esempio, non sono del comune, quindi di un'entità astratta, sono dei cittadini che sono i primi a doverli manutenere e a doverli presidiare. Noi in questi ultimi anni abbiamo inaugurato molte aree verdi attrezzate, molti parchi e diciamo sempre nei quartieri dove questi parchi vengono istituiti dovete adottare queste aree verdi, perché poi starà ai cittadini fare in modo che appunto rimanga tutto in ordine, tutto pulito e che le strutture pubbliche non vengano vandalizzate. Però questo è un problema vero, una vera e propria emergenza, non solamente a Rieti ma un po' in tutto il paese. Naturalmente dobbiamo lavorare alla prevenzione ma anche alla repressione, per questo abbiamo fatto un accordo con le guardie ambientali che si occupano dei comportamenti incivili dal punto di vista ad esempio del conferimento dei rifiuti, ma si occupano anche di verificare che non ci siano atti vandalici nei confronti del patrimonio comunale. Oh, questa ragazza invece, Simone, voleva leggere una bellissima poesia che è in tema con questa puntata, che è di una bravissima poetessa, Laura Marchetti. Ce la leggi? Certo. Dedicata ai giovani. Credo in loro, nella loro ansia di vita, nell'ombra di un vuoto riflessa nel muro, dove hanno dipinto le loro fantasie. Un murales, con dentro il colore di un sole. Credo nei giovani, nei loro jeans strappati, nelle loro canzoni, nella rabbia che hanno verso chi si sente padrone di un futuro che non gli appartiene. Che appartiene a loro, in chi non li capisce, in chi non si ricorda di aver amato, odiato, sbattuto i pugni sulla porta della vita. Amo i giovani, le loro voci, il suono della loro presenza. Chi non li vuole, chiama i vigili, trova pretesti per gettare fango su di loro, mentre getta rifiuti e mozziconi dalla finestra. Difendo i giovani e quell'allegra presenza riempie il vuoto dell'aria soffocante e pregna di un vuoto moralismo, di un vuoto di ideali. Piena solo di opportunismo e vuota di opportunità. Aiutiamoli a capire che siamo con loro, che crediamo in loro. Aiutateci a capire che siete voi il nostro futuro. Piace questa è una bellissima poesia, bellissima, che rappresenta poesia bene quanto sia importante il mondo giovanile all'interno di una società. D'altronde in ogni epoca storica i giovani, gli studenti sono stati il motore di qualsiasi trasformazione e anche in questo momento nel nostro paese e nella nostra città abbiamo bisogno dei giovani per migliorarli e per fare in modo che ci sia un futuro per tutti. Allora, adesso siamo al Coriandolo, al Parco del Coriandolo in Viale Fassini, a Madonna del Cuore, e da qui ci trasferiremo in quello che è un po' lo snodo delle politiche giovanili del Comune di Rieti, all'Informa Giovani. L'Informa Giovani a Piazza Lanzarote. Grazie ragazzi, grazie, buona fortuna. Siamo all'Informa Giovani con Antonio, l'Informa Giovani è il crocevia delle politiche giovanili del Comune di Rieti, tanti i progetti portati avanti in questi anni da questo ufficio, tanti giovani sono passati e passano attraverso questo ufficio. Antonio, qualche progetto, raccontaci un po' che cosa fate. Innanzitutto grazie di essere venuti, io saluto il sindaco che c'è sempre al nostro fianco in questo nostro lavorare con i ragazzi. Informa Giovani è un presidio sociale, un avamposto, il primo contatto diretto con le nuove generazioni, con quelli che si stanno muovendo all'interno del mondo lavorativo, dello studio, del disagio, dell'emarginazione. Noi ci siamo e con tanti progetti che portiamo avanti li guardiamo, cerchiamo anche di essere a fianco, cercando di sostenerli, in maniera anche molto silenziosa, perché spesso l'Informa Giovani appare e non appare. A me piace non apparire ma fare, concretizzare e portare avanti dei progetti che portano a dei risultati importanti sia per i ragazzi che per le famiglie ma anche per l'amministrazione comunale. Noi con il Comune di Rieti, grazie al Comune di Rieti, stiamo portando veramente con grande coraggio
a buon punto i progetti dell'Informa Giovani, tra i quali il servizio civile, ma anche le altre attività che in maniera propedeutica aiutano a avvicinare. Il servizio civile è un sacco di ragazzi, sì. Quanti? Il servizio civile sono stati fino adesso circa 80, e le persone che sono transitanti in maniera attiva. Perché tu sai, il servizio civile spesso viene preso come un parcheggio. E certo, no? invece non è così. Qui agiscono, fanno attività, progettano, si realizzano e concretizzano. Questo è il nostro secondo punto di grande forza, cioè concretizzare quello che si dice. E questo è per noi un punto di grandissima valenza. Abbiamo parlato del servizio civile, è un progetto importante portato avanti dall'Informa Giovani, però ci sono anche tanti altri progetti che in questi anni... Abbiamo a Banca del Libro, a Banca del Tempo, abbiamo Blog Giovani, il sito dell'Informa Giovani che si è rinnovato da qualche anno, che intercetta moltissimo le tante dinamiche giovanili sul web, abbiamo i social che hanno una funzione importante su questo versante, le attività che vengono fatte all'interno dei laboratori organizzati durante l'anno all'interno dell'Informa Giovani. Laboratori quali? Di lingua, di cucina, fotografia, scrittura creativa, sono tante, tantissime. Considera che noi quest'inverno, stagione autunno-inverno, abbiamo avuto circa 350 utenti, cioè ragazzi che vengono di qualsiasi età, frequentano molto, quindi non c'è anche la divisione dell'età. Ad esempio noi abbiamo avuto molti ragazzi di 18-20 anni, ma anche molti signori di 50. Quindi potrei venire anch'io, perché io ho una certa età. Devi venire anche tu, Simone. Ma io sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto da 4 anni a questa parte. L'Informa Giovani è uno dei bracci operativi più preziosi che abbiamo, perché ci permette di stare, come diceva Antonio, dentro la società, dentro le questioni sociali, ed è una grande occasione per far conoscere le attività che fa l'amministrazione comunale, ed è un veicolo straordinario di sensibilizzazione di tematiche importanti nell'ambito appunto delle giovani generazioni. Sono tantissime le cose che si fanno, noi ci investiamo molto sul rapporto di collaborazione, c'è anche un rapporto importante dal punto di vista della programmazione europea, perché ci sono diversi progetti europei, alcuni dei quali ci sono stati finanziati dall'Unione Europea, che vedono l'Informa Giovani come partner sia dell'amministrazione comunale che degli altri progetti. Facciamo qualche esempio, Simone. C'è un progetto che è quello City, ossia la creatività come strumento per permettere ai giovani di riappropriarsi degli spazi cittadini. Abbiamo individuato nel rapporto con l'Europa un rapporto privilegiato sicuramente per ottenere finanziamenti, per finanziare i nostri investimenti, le nostre idee, ma ancor di più per aprire questa città all'esterno. E io credo che anche grazie all'Informa Giovani questa città negli ultimi anni sia diventata una città più aperta, più accogliente e che punta di più all'integrazione. Allora, un altro aspetto importante del mondo giovanile sono i ragazzi che hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù a Cracovia con Papa Francesco, e qui ne abbiamo alcuni. Andrea, è stata un'emozione? Sicuramente è stata un'emozione veramente forte, insomma. Riusciamo molto a interagire con gli altri giovani, la capacità di incontrare veramente persone da qualsiasi parte del mondo, e non solo appunto gli stessi italiani, incontrare e conoscere persone della propria diocesi che camminano anche insieme a noi, ma anche la possibilità di andare a conoscere persone veramente da tutti gli angoli. Abbiamo conosciuto persone che vivono in Australia, siamo passati agli americani, ai cinesi, ai coreani, quindi veramente un'opportunità grande. Allora, lui si chiama Andrea. Simone, te li presento. Tu ti chiami? Alice. Fabiana. Barbara. Agnese. Tutte bellissimi, bellissimi visi, sorridenti. Pensa, Simone, erano 150 i ragazzi, la delegazione che poi è partita da Rieti a volta di Cracovia. Questo è un altro aspetto importante, no, del mondo giovanile. Assolutamente, questo è il segno evidente di una città e di una diocesi vive che sono state protagoniste di un evento planetario importantissimo come la Giornata Mondiale della Gioventù. Davvero Papa Francesco è una personalità tale che sta coinvolgendo non solamente il mondo giovanile, ma insomma sta davvero condizionando in positivo
l'opinione pubblica internazionale, e anche in queste giornate il suo messaggio è stato forte e chiaro e si è sentito in tutto il mondo. Quindi davvero apprezzamento per i ragazzi, per i giovani che sono partiti da Rieti, hanno fatto un viaggio così lungo, hanno fatto un pellegrinaggio e hanno riportato qui da noi una bella esperienza che sicuramente gli sarà utile per portare avanti la loro iniziativa all'interno della comunità, perché poi l'obiettivo è un po' questo: riportare un'esperienza e condividerla con quelli che vivono nella propria comunità. Qualcuno vuole raccontare, vuole dire qualche altra cosa? Qualche altro aspetto? Semplicemente una cosa, sì. Io avevo partecipato anche alla GMG di Madrid e ero più piccola, quindi posso dire, diciamo, come augurio anche per i ragazzi che non sono partiti quest'anno e che magari potrebbero partire per Panama tra 3 anni, di andare, perché è un'esperienza che ti forma e ti permette di conoscere persone che camminano come te verso Cristo a livello appunto internazionale, la possibilità di confronto con un ragazzo polacco o spagnolo o comunque di un'altra nazionalità è molto difficoltosa se si resta in Italia. Quindi la GMG è uno strumento per condividere in qualche modo anche l'umanità e quindi ti porta ricchezza, perché c'è relazione umana, non è semplicemente catechesi, è condivisione tra giovani e è quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi è l'unica spinta, l'unico stimolo vero per cui è necessario andare, per tornare più forti e più motivati e più vivi in Cristo, secondo me. Grazie ragazzi. Grazie. Simone, il nostro viaggio continua. Mondo Giovanile continua. In questa puntata abbiamo parlato tante volte di futuro e di giovani, e questo è un luogo importante che parla di futuro e di giovani. Sì. Le due questioni principali che riguardano le giovani generazioni sono la formazione e il lavoro. In questo luogo, nato grazie alla collaborazione fra Comune di Rieti, Sabina Universitas, Regione Lazio e Lazia Disu, che è l'azienda regionale che si occupa di diritto allo studio universitario, cerchiamo di aiutare i ragazzi, universitari e non, a migliorare la propria formazione, il proprio curriculum, e li aiutiamo a entrare nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di dare servizi ai giovani disoccupati e lavoratori precari intermittenti, ma anche alle aziende che cercano operatori. L'obiettivo è quello, da un lato, di far incontrare domanda e offerta di lavoro, ma anche di dare servizi sia ai giovani in cerca di occupazioni che alle aziende. In questi mesi sono state fatte tante cose, l'obiettivo, e per questo l'abbiamo messo qui al centro della città sotto gli uffici del comune, è far diventare questo la porta d'ingresso a tutti i servizi che le pubbliche amministrazioni in questa regione danno ai giovani e danno alle aziende. E quindi da qui passano tanti progetti, dal progetto regionale Torno Subito, al microcredito, a tutti quegli strumenti che la Regione Lazio e il governo stanno mettendo in campo per cercare di contrastare la disoccupazione. Hai parlato di tanti servizi, e per orientare i giovani all'interno di questo contenitore così importante che è stato creato a Rieti c'è Valentina. Noi siamo parte di un network, ci sono 7 sedi di Porta Futuro in tutta la regione, e con un layout identico. Infatti, se vedete, insomma, poi se avete modo di visitare tutte le altre aree, ci sono dei colori che contraddistinguono i nostri servizi. Il blu, per esempio, è la possibilità per tutti i cittadini di utilizzare dei computer collegati a una rete internet per la ricerca attiva del lavoro. Poi i servizi, insomma, sono tanti, non so, magari. Senti Valentina, sì. quanto tempo è che avete aperto? Un paio di mesi. Già ci sono state tante adesioni. Noi abbiamo già 400 iscritti, cittadini che hanno usufruito dei nostri servizi, tra i quali forse quello che piace di più all'utenza è la formazione. Noi facciamo seminari brevi nell'altra area che il comune ha messo a disposizione sulle soft skill, cioè le competenze trasversali, quelle che sono comuni a tutti i lavoratori, una per tutte, la comunicazione. E poi ovviamente il servizio di sostegno alla redazione di un curriculum nel momento in cui un cittadino non è
professionalmente preparato, che è un altro target molto importante per noi. Oh, Simone parlava della Sabina Universitas e insomma, un altro aspetto importante che riguarda il mondo giovanile, i giovani a Rieti, che andremo un po' a conoscere, cercheremo di capire meglio qual è l'evoluzione dell'università a Rieti. Grazie Valentina. Prego, grazie. Buon lavoro. A voi. Grazie. Siamo a Palazzo Dosi, sì. La sede diciamo storica, quella al centro dell'università, della Sabina Universitas, sì. Sabina Universitas che nonostante gli sforzi, grazie agli sforzi del comune di Rieti, per il prossimo anno accademico sembra anche ampliarsi per quel che riguarda allora, i corsi. Noi in questi anni abbiamo prestato grande attenzione al tema dell'università, della formazione dei nostri giovani, non solo, perché poi l'università è anche una leva di sviluppo economico, perché c'è un indotto non indifferente. Naturalmente ci sono tante difficoltà, perché il consorzio Sabina Universitas è portato avanti sostanzialmente da enti pubblici e in più dalla Fondazione Varrone, quindi abbiamo dovuto un po' stringere la cinghia, ci sono state anche qui una politica di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, il budget è diminuito perché c'è stato l'impegno di tutti i soci a questo fine e naturalmente siamo riusciti a salvare l'istituzione e anche a cercare di pensarne il futuro. Parliamo comunque di una realtà formativa e culturale molto importante. Io dico sempre che al di là delle polemiche e delle considerazioni che si possono fare su questo tema, se a Rieti non ci fosse la Sabina Universitas, la città sarebbe sicuramente più povera sotto tanti punti di vista. Parliamo di un'università che porta comunque in città 1500, che ha 1500 iscritti, di cui il 60% fuori sede, quindi insomma con certo. Tutto quello che ne consegue, 8 corsi di laurea, 5 nel settore diciamo così medico, 2 nel settore ingegneristico e 1 è quello scienza delle montagne che è stato presentato lo scorso anno. E che questo anno prende il via ufficialmente come primo anno del corso di laurea. Poi diversi master che si fanno ormai abitualmente da diversi anni presso la sede appunto della Sabina Universitas. La novità molto importante di questo anno accademico che sta per iniziare è quello che finalmente siamo riusciti nell'obiettivo di mettere tutte le aule, studio e tutti i laboratori in un'unica sede, molto più vicina al centro storico, quindi portiamo l'università al centro della città e soprattutto la portiamo in una sede unica. Parliamo dei geometri, quindi a poche centinaia di metri dalla stazione, vicino al centro storico, ma soprattutto un luogo dove saranno tutti gli studenti sia a fare lezioni che a fare il lavoro dei laboratori. Questo è un passo in avanti significativo e che ci permette da un lato di economizzare, ma dall'altro anche di investire anche dal punto di vista della presenza fisica degli studenti all'interno della città, perché molto spesso si dice questa università è impalpabile perché i ragazzi non si vedono, perché non si capisce dove vivano, dove studiano. Invece avere la possibilità di mettere tutti dentro la stessa sede, secondo me, ci dà anche un livello, come dire, di visibilità importante dell'istituzione. Siamo in un posto unico a Rieti, a due passi dal fiume Velino e un'acqua splendida. Basta guardare il fiume e rendersi conto dell'oasi naturale al centro della città che ospitiamo a Rieti. Siamo in un locale sì. Che è frequentatissimo da, ragazzi, da giovani non solo. Naturalmente. Questo insomma riporta un po' al discorso di come comunque i giovani a Rieti investono e riescono a costruire qualcosa di importante anche per la città. Sì, questo è un elemento secondo me molto molto importante e significativo. Giovani generazioni che investono sulla città, spesso nelle parti più belle di essa, perché stiamo parlando davvero di uno scorcio unico, il fiume sta diventando sempre di più il cuore pulsante di Rieti e ci sono tante attività economiche, molte di esse condotte da ragazzi, da giovani, che stanno ravvivando sia la città che l'economia, che l'economia cittadina. Quindi questo è un elemento importante, espressione di vitalità, di attivismo, di un tessuto economico comunque in movimento che nonostante la grande difficoltà continua a costruire le condizioni affinché la città possa espandersi e svilupparsi.
il tema del turismo, della cultura, delle attività di intrattenimento è un tema molto molto importante per una città come la nostra che ha bisogno di riconvertire il proprio tessuto economico. Dobbiamo saper offrire tante cose dal punto di vista economico, fra queste sicuramente l'accoglienza, sicuramente il turismo, sicuramente l'ambiente e le nostre bellezze naturali che possono essere anche cornice di attività economiche come questa. La vicinanza al fiume, a questa splendida acqua, questo panorama che abbiamo di fronte a noi, insomma, mi porta anche un po' a riflettere su quello che sono le potenzialità, no, di questo tratto, di questo tratto urbano, di questo tratto noi, di fiume, il tratto come urbano. Abbiamo detto in occasione di un'altra puntata dove siamo stati addirittura proprio, abbiamo solcato il fiume Velino con gli amici rafting, sì, di Avventuristi Grande, abbiamo detto che il tratto urbano da Ponte Cavallotti al Ponte di Ferro è sede di tante iniziative da parte dell'amministrazione comunale, a partire dal rifacimento delle staccionate, dal taglio dell'erba, dalle attività che ci permettono di rendere più vivibili e soprattutto fruibili le due sponde del fiume. Questo significa permettere a chi vuole di investire e di rendere ancora più bello il nostro fiume. Quindi non c'è dubbio che tra le priorità che si è data all'amministrazione c'è anche quella di rendere più vivibile, più fruibile e anche occasione di sviluppo economico il nostro fiume. Lo stiamo facendo, vogliamo continuare a farlo, ma c'è bisogno di un altro pezzo, cioè c'è bisogno dell'imprenditoria locale che voglia crederci e voglia investire sul nostro fiume e sulle nostre bellezze. Secondo me c'è molto che è stato fatto, molto si sta muovendo in questa direzione, io sono molto ottimista perché credo che insomma gli apprezzamenti dell'opinione pubblica sono abbastanza espliciti e quindi credo che ci sia bisogno di essere convinti e di perseverare e di continuare su questa strada. Siamo sempre sul fiume Velino e qui siamo nel cuore della movida reatina da oltre 5-6 anni. Sì, direi di sì, è un posto animato dai giovani e meno giovani durante tutta la giornata, soprattutto nel periodo estivo naturalmente, ed è diventato sì il punto più frequentato, occasione per incontrarsi, per ascoltare buona musica. Ed è anche un luogo che ci permette di collegare il centro storico a questa zona della città. Perché noi stiamo camminando sulla pista ciclabile. Che è Piazza Cavour e il Borgo. Sì, questa è la pista ciclabile che è stata realizzata diversi anni fa. Due anni fa noi l'abbiamo terminato il lavoro e quindi abbiamo collegato la Giorlandina con Ponte Cavallotti. Questa è una pista ciclabile che soprattutto durante l'estate in parte è occupata giustamente dai locali e con i propri tavoli, perché è bellissimo stare qui, prendere un aperitivo o mangiare qualcosa guardando questo fiume splendido. Poi un sacco di iniziative, sì. Quest'estate si sono svolte, è iniziata tra l'altro anche una bella manifestazione che è durata tutta l'estate, il Lungo Velino Summer Festival, che ha ospitato molti artisti qui in questo palchetto attrezzato dai locali proprio lungo sulla sponda del fiume. Ricordo ormai alla terza edizione una grandissima manifestazione che si è svolta sempre quest'estate, Water and Fire, che unisce come dire, le attività sportive lungo il fiume con l'utilizzo dei fuochi d'artificio. Quest'anno c'è stata una splendida uno splendido fiume di luci e di fuochi che dal ponte romano è sceso fino al fiume, quindi davvero tante cose in questi anni sono nate e stanno crescendo lungo le sponde del fiume. Siamo molto contenti e diamo anche atto e merito a chi ha deciso di investire in questo luogo, che per noi è un luogo simbolico insieme a tanti altri naturalmente, ma è una cosa la nascita di questi locali che ci ha permesso di allargare il centro storico e di legare la piazza principale con questa zona che è quella del borgo, di Piazza Cavour e di Porta Romana, e naturalmente la presenza di locali così importanti e frequentati è un elemento di cerniera molto molto importante. La cosa importante è che alcuni di questi locali sono stati pensati e aperti dai giovani. Sì, questa è la cosa ancora che rende le cose ancora più belle. Siamo stati prima da Giorgio, tra un po' andremo in un altro luogo abitato e animato da giovani imprenditori. In un posto caratteristico di Rieti. E anche qui ci sono stati ragazzi
che hanno intraprendenti, che hanno voluto investire sulla propria città e sul futuro di questa città, e quindi è un elemento sicuramente positivo. E in questo senso ne andiamo a conoscere uno. Ciao Marco. Ciao. E lui è uno dei giovani che ha investito in questo splendido posto e che ha aperto un locale. Insieme anche ad altri. E locali che sono stati aperti da 5-6 anni, sì, vero? Sì, 6 anni nell'esattezza. 6 anni. E vi aspettavate questo successo? Di no. Presenze, dico. Beh, ci siamo impegnati molto e abbiamo investito molto per arrivare a tutto questo. Poi il fiume ci aiuta molto e quindi l'impegno... Le cose vanno bene. Sì, è andato bene. Bisogna proseguire anche per quanto possibile con il sostegno dell'ausilio dell'amministrazione, sì, che sta cercando di agevolare nel miglior modo possibile le attività. Beh Marco, è stata una buona intuizione perché avete un po' fatto quello che hanno fatto altre città, altri imprenditori, anche giovani in altre città, in luoghi particolari, proprio come questo con il fiume accanto a voi, quindi questo è un segno positivo e sicuramente sarà quello vostro un trampolino di lancio per altri che verranno sicuramente a investire sulle rive del Velino. Speriamo sì, noi ci abbiamo creduto tanto e ci sta dando ragione fino adesso, quindi speriamo che arriveranno pure altre persone che investono come noi e che credono a questa parte della città. E Marco diceva questa parte della città, Simone, però ci sono altri quartieri, altre zone importanti e particolarmente caratteristiche di Rieti, tra queste sicuramente i Pozzi, uno dei quartieri più antichi della città. Anche lì ci sono dei giovani che hanno aperto un locale, hanno intrapreso un'attività veramente con molto... molto coraggio e andremo a incontrare loro, ma andremo a incontrare anche altri ragazzi che hanno fatto lo stesso percorso in altre zone. Un percorso della giovane imprenditoria locale, che è una cosa molto bella, è una boccata di ossigeno che ci fa pensare e guardare al futuro. Grazie Marco. Grazie a voi. Bocca al lupo. Da un posto unico, perché siamo partiti dal fiume Velino, ad un altro che è veramente bello, in uno dei quartieri più antichi di Rieti, della città, siamo con Francesco, un altro locale bellissimo, lo state vedendo, un locale grazie al quale si è riusciti anche un po' a rivalutare, no? questo quartiere così antico che era un po' dimenticato. Beh sì, assolutamente, diciamo, noi sono 3 anni che siamo qui e abbiamo cercato insieme a altri 3 amici, 3 soci di portare avanti un progetto anche un po' folle, che è quello di riportare la musica folle. Live. Sì, forse folle, perché era molto particolare. La follia è una peculiarità dei giovani, è bella. Sicuramente è stato molto rischioso, però diciamo per adesso i risultati ci sono stati, anche perché era un quartiere abbastanza particolare questo, come proprio... Beh, può confermare il sindaco, diciamo. La presenza di questo locale ha permesso anche all'amministrazione comunale di prestare maggiore attenzione a tutto il quartiere. Sono tante le cose che abbiamo fatto in questi anni. C'erano state una serie di. Anche con la regione è stato presentato un bando di argento intorno subito, quindi che era rivolto completamente ai giovani. E successivamente abbiamo fatto. Questo è il secondo anno che organizziamo la manifestazione. Grazie a questo bando. Assolutamente, che è stato organizzato qui sempre al locale. E in più col comune abbiamo fatto una serie di manifestazioni sempre legate al giardino dell'ex ospizio Manni, in cui all'interno c'è anche una rassegna blues. E ci sono state tantissime manifestazioni. Osterie dei Pozzi, che è una grande manifestazione che si fa alla fine di luglio. Per fortuna abbiamo fatto tante cose in collaborazione con il comune e anche con i nostri sforzi con i cittadini. Perché... Però forse la soddisfazione più bella è stata che alcune persone anche di 40-50 anni hanno scoperto i Pozzi grazie a voi. Cioè, siamo ritrovati qui e ci hanno detto, cioè, la prima volta io in 50 anni che vedevo questo quartiere di Rieti, quindi forse sicuramente uno degli orgogli più grandi da parte di tutti quanti noi è sicuramente questo, aver riscoperto, rivalutato forse, almeno lo spero, sindaco. No, così perché noi puntiamo molto sulla riscoperta dei quartieri storici del nostro centro storico
e in questi anni abbiamo lavorato molto per riqualificare, ripulire e rendere più decoroso il quartiere, e credo che anche l'aumento di residenzialità, di residenti nel quartiere sia dimostrazione del fatto che c'è maggiore interesse da parte di tutti per questa parte della città. Così bella e così importante, perché prima della creazione di Via Garibaldi nel 500 questo era l'ingresso alla città di Rieti, si passava da qui. E prima ricordavi questa iniziativa che si svolge proprio in questo quartiere ogni anno. Sì, ogni anno a fine luglio, l'ultimo fine settimana di luglio è il momento nel quale ormai da diversi anni c'è la manifestazione Stelle di Pozzi, ma insieme a loro da 2 anni si organizzano delle rassegne musicali, artistiche e culturali nel Giardino del Manni, che è un patrimonio pubblico restituito alla città grazie all'attivismo e all'impegno di questi ragazzi. Qui siamo usciti dal locale, stiamo percorrendo la via, diciamo così, principale che è stata tutta restaurata, no? Sì. È veramente molto 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 bella, tra l'altro è illuminata. Simone, allora siamo a Largo San Giorgio con Daniele, ciao Daniele, e Marianna, ciao. Altri 2 giovanissimi che hanno deciso di investire in questa città, cosa non semplicissima e ardua, oserei dire, Simone, vero? Sì, è vero, quindi il plauso alla loro intraprendenza e alla loro voglia di credere nella nostra città. Daniele, quanto tempo è che avete aperto qui a Largo San Giorgio? Qui a Largo San Giorgio 2 anni e mezzo, il tempo giusto per il sequestro. Abbiamo acquistato prima del... Abbiamo anticipato la magistratura. Sì. Sì, sono questa è la terza estate, quindi prima era solo un caffè letterario, adesso abbiamo aumentato l'offerta, abbiamo fatto il ristorante. Abbiamo usufruito anche dei finanziamenti del Plus per le attività del centro storico, quindi insomma piano piano, nonostante insomma, la situazione non sia delle migliori in generale nella città e nel paese, però insomma lavorando piano piano comunque va avanti. Senti Daniele, cosa pensi di... Noi stiamo parlando dei giovani a Rieti, di questo mondo... però che con difficoltà riesce ad emergere, no? In una città di provincia come la nostra. Certo, il vostro esempio ci porta un po' a sperare, però effettivamente ci sono dei problemi. Beh sì, i maggiori problemi sono il fatto appunto che c'è poca offerta di lavoro, non c'è un'offerta formativa, quindi tante persone sono costrette ad andare a studiare fuori e poi chiaramente quando studiano 4-5 anni fuori magari si fanno anche una vita, degli amici, si fanno appunto una vita altrove e quindi poi non tornano, vedono Rieti più che altro per tornare il fine settimana o dai parenti o nei periodi di festività. Chiaramente questo non aiuta, perché la presenza di giovani può alimentare oltre che il movimento ma anche insomma incremento culturale di esperienze che ci potrebbero essere in una città come questa che è di provincia, quindi questa è la difficoltà maggiore, che durante la settimana soprattutto non ci sono giovani, ce ne sono pochi, quelli residenti, e quindi è chiaro che la presenza di un'offerta formativa e di offerte di lavoro sarebbe chiaramente auspicabile per tutto quanto l'indotto, sia per quanto riguarda il nostro lavoro, no? Le nostre attività, sia anche per farne crescere delle altre, seguire gli esempi nostri e di chi prima di noi, insomma. Senti, un altro bel esempio di come si riesca un po' almeno ci si prova ad emergere in questa città è dato da quello che state portando avanti voi, Marianna. Anche noi abbiamo un locale in via Garibaldi, si chiama Branegan, siamo aperti da quasi 3 anni, festeggeremo il compleanno a breve, lo dico con orgoglio, molto orgoglio. Auguri. Perché sono giovanissima e ancora non mi sembra vero, in effetti. Fortunatamente insieme a mio fratello, che è anche il mio socio, non avrei potuto chiedere di meglio, stiamo riuscendo a portare avanti questa cosa. E come diceva Daniele, non posso dargli torto, ovviamente c'è un po' carenza di persone un po' più giovani, che sono quelle con cui noi lavoriamo di più. E quindi ci vuole una dose maggiore di caparbietà per poter resistere. Ci porta un po' avanti, un po' fatica a volte, però ci sarà fatta.
Ciao. Allora, questo è un altro aspetto del locale. Qui si mangia. Si mangia, eh? Esatto, e sì. Si beve. A Rigodon si mangia e si beve. Noi apriamo alle 18 e chiudiamo alle 2 del mattino. Quindi nel nostro locale è possibile fare aperitivo, cena e intrattenersi dopo cena anche con una piccola gastronomia. Mi diceva che 2 anni e mezzo sono che... Sono, sì, diciamo 2 anni e mezzo che collaboriamo, un paio d'anni, e questa è la seconda stagione. Quindi sta andando molto bene, ecco, fortunatamente, grazie. Grazie anche al sole che finalmente ha raggiunto la nostra città, diciamo che i reatini sono più invogliati ad uscire, e Largo San Giorgio è una piazzetta intima e raccolta e accogliente, per cui abbiamo la fortuna di ricevere molti, molti amici tutte le sere. Siete riusciti ad attrarre... Siamo, sì, nonostante siamo un po' nascosti, clienti. È un posto, sì, un po' esoterico perché non tutti lo conoscono, è una piazza restaurata di recente. Oh! Voi siete qui per caso? Ragazzi, Luca e Germano, ciao! Come stai? Ciao, ciao! Tutto bene? Ciao, tutto bene? Ciao. Noi stavamo qui sotto. Che state facendo? Ma così, quello che fanno i giovani arrotondiamo. Diciamo che stanno così, suonano, si danno da fare così nei vicoli della città, ecco. Allora ragazzi, noi questo viaggio che abbiamo fatto, questa puntata l'abbiamo dedicata ai giovani reatini. Spesso si parla di Rieti come di una città di anziani, e invece insomma poi abbiamo scoperto che ci sono un sacco di ragazzi che ci hanno voglia di fare, che hanno investito, vero? Hanno investito dei soldi, hanno aperto delle attività, e voi insomma siete il punto di riferimento dei giovani reatini in qualche modo. Beh, noi siamo in realtà anziani dentro, i giovani anziani fuori. Dentro. Ma anche, però, anche fuori, però anche fuori, insomma, cominciamo a essere piuttosto anziani, in effetti. Ci stiamo riallineando veramente fuori. Vabbè, insomma, per i pochi che non conoscono Luca Germano, cabarettisti, musicisti, personaggi istrionici che raccontano Rieti e i reatini, soprattutto. E i reatini in maniera simpaticissima. Da molto tempo ormai. Da, da quanto tempo? Da quasi più di 10 anni, possiamo dire adesso. L'anno scorso abbiamo festeggiato il decennale. Dell'attività artistica, e quindi questo è l'undicesimo anno. Vizi e virtù dei reatini. Che virtù, eh? Però anche qualche virtù ogni tanto esce fuori. Senti, avete iniziato con quale brano? Prima facevate all'inizio proprio cabaret? No, noi abbiamo sempre fatto questa forma di parodie, di canzoni famose suonate chitarra e voce. Beh, direi che abbiamo iniziato con Elezioni, un brano di emozioni di Lucio Battisti, anche perché almeno... Elezioni, emozioni, all'inizio era moltissima satira politica soprattutto, poi siamo spostati un po' su vari ambienti, abbiamo raccontato, però uno dei primissimi pezzi... Beh, una cosa era tipo... Era quello che iniziava un po' nella famosa processione. C'è un giorno speciale nel mese di giugno in cui rischi spesso di sbattere il pugno. La sera prima c'è la processione che a Sant'Antonio è una tradizione. Sfila coi ceri la folla che avanza e il giorno dopo comincia la danza. Con le mani famo certi botti che ne manco orsani. Sull'asfalto in città uno strato di bianco c'è già, e chi esce di casa lo sa che se il centro attraverserà se tu fulerà. La cera, uno dei primissimi pezzi di Germano, primissimi in assoluto. Senti, e poi avete proseguito anche prendendo un po' in giro, no? la classe politica locale. Soprattutto, abbiamo preso tanto in giro alcuni personaggi, insomma la satira le abitudini questa, insomma, poi sì, abitudini. Anche le abitudini, appunto come dicevi tu, vizi e virtù, quindi un po' così i cliché, no? dei reatini, i luoghi comuni, e cercando anche di dare così, magari per chi, ci sono tanti reatini che stanno in giro per l'Italia, all'estero, vivono da sì. Per fare una, tu, per esempio tu che vivi a Milano, tu sei di Milano, beh, un po' come avrei intuito, ha preso la tipica tradizione di Casal Pusterlengo, no? E
quindi vogliono così uno stato dell'arte su quello che c'è a Rieti, noi forniamo uno stato dell'arte. A noi ci piace definirla una cartolina musicale, diciamo. Senti, quindi voi, insomma, tu lavori a Milano, tu a, io a Rieti, a Rieti, sì. E poi ogni tanto vi ritrovate, no? Sì, insomma, ci siamo visti adesso. Ogni tanto vi ritrovate, no, fate anche, insomma, del... cioè, no, facciamo dei concerti durante l'anno, prevalentemente l'estate, ma anche non solo a Rieti, anche fuori. Non solo a Rieti, in provincia di Rieti abbiamo fatti a proprio chilometri e chilometri. Abbiamo addirittura passato l'Ornaro. Abbiamo passato l'Ornaro, che è un po' lo stretto di Gibilterra, le colonne d'Ercole del Reatino. Quindi, no, abbiamo fatto in provincia di Rieti tantissimi paesi. È bello quando si va molto fuori da Rieti, insomma, raccontare alcune cose che magari qui a Rieti sono scontate, però fuori certo. Non si determinate sfumature le devi un po' raccontare, però anche quello è il bello, il gusto di sentite spiegare. Prima avete accennato ad uno dei primissimi brani, uno degli ultimi. Ho visto su Facebook, ne gira uno, è molto carino. Ne girava uno, sì, non so se possiamo fare i diritti, se ci chiedono i diritti. No, era un pezzo su una comitiva che si interroga sul fatto di chi debba andare a Toffi. Bravo, esatto. E quindi c'era un conciliabolo praticamente tra queste... adesso ci ricordiamo, era... chi va a Toffi a... Sì, tu c'hai io, sì, tu c'hai io, chi batto via. Come te pigliai, c'è come te pigliai, c'è lo so, c'hai un solo che si aspetta a voi, ui, chi batto via. Sì, tu c'hai io, sì, tu c'hai io, batto via. E poi proseguiva così, questo è un omaggio ad Alvaro Soler che è stato... conquistatore dell'estate. Di questa estate. Senti, invece so che Simone è preparatissimo su un brano. Su tutti i brani. Tutti i brani. Però uno in particolare. Io li seguo da quando hanno iniziato praticamente. È vero, sei è vero. Fan, perché è vero. Possiamo suonammo una festa che organizza forse proprio organizzato tu, ma qualche decennio fa. Eri neonato praticamente. Credo che fu, tra l'altro, se non sbaglio, la prima proprio esibizione. Guarda, vicino a piazzale Melville Jones, ho sempre bisogno di piazzare lì lì alla Ricci. Sì, sì, da quelle parti. Lì a quello spiazzo. Quindi tu sei stato un po', insomma, hai dato il là a questa lunghissima... Non esageriamo. No, no, però si segue, no, scherzo. Mi segue da tantissimo tempo. Dicevamo, è venuto anche al teatro che sono questi abbiamo organizzato il decennale. Il decennale che è stato Vespasiano. Serata splendida, veramente. Da ricordare. Di cui, tra l'altro, approfitto per ricordare che esiste un cofanetto, due CD più DVD di tutta la serata. Un speciale cofanetto sul decennale che è in vendita presso la libreria Rieti in via Roma. Quindi, chi vuole va lì. Insomma, chi non è stato a quella serata, che come spettacolo integrale, tra l'altro, è stato bellissimo, può venire lì e si vede tutto lo spettacolo. Un estratto della vita reatina quel CD. Esatto, non avrei saputo definirlo meglio. Da non perdere. I reatini vanno. Dove sono stati? No, ma i reatini dove vanno al mare generalmente? Ma sai, varie partono che dicono vado a Formentera, poi piano piano restringe. Sì, Toscana, Salento, ma invece alla fine c'è un pezzo, io so che anche il sindaco Perangeli conosce, adesso lo facciamo insieme, è un esperimento, non abbiamo mai cantato con un sindaco in generale, però oggi lo facciamo. Proviamo a cantare Tortoreto Lido insieme. Proviamo, aiutami anche tu. Io sono stonatissimo. Moretto, tipo Alpini, bello questa situazione proprio. Bello. Ci vuole la grappa. Cioè, ci ho attrezzato. Qua non manca. Non manca. Da Tortoreto Lido non mi decido ad andare via. A casa mia, sul lungomare vedo solo Reatini e mi sembra che stai alle Maraini. Perfetto, io direi che bravi, direi che insomma perfetto, bellissimo.
Io ho registrato il prossimo CD. Un momento, invitiamo il prossimo CD a cantare proprio in studio un pezzo dal sindaco Petrangeli. A questo punto, io penso. Oh, ragazzi, grazie di questa partecipazione. Che grazie a voi, eravate qui per caso, però grazie. Grazie che ci avete. Stavamo qui per fatti nostri, siete arrivati voi, ci avete un po'. Però vabbè, vi perdoniamo. Perché, vabbè. Stavolta è come a Torello, la prima è libera. La prima è libera, mo ci avete. Allora salutiamo Luca e Germano e proseguiamo il nostro viaggio. Al lupo. Grazie ancora ragazzi. A presto.